Ciao ragazzi, benvenuti su Exego Official. Come spesso oramai accade da un po' di tempo, facciamo video un giorno sì e un giorno no. Oggi è il giorno sì e quindi vi beccate un altro video. Vai, fantastico! Ma la novità dove sta? È che non si tratta di Battlefield 4, ma bensì di Battlefield 3. Kernan, lo so benissimo, le vedo le clip. Sono un player, non lo so, decennale di Battlefield, conosco la saga in memoria, non dire cose ovvie. Scusami. Vabbè. Magari c'è quello che non sa che manco che Battlefield 3. Vabbè, comunque basta sto teatrino, ragazzi, non ve lo dico nemmeno che questo gioco è fottutamente divertente. È stato riamore, perché no, abbiamo già fatto sesso io e Battlefield 3, a prima rivista, perché di certo ci eravamo già beccati in un'altra vita. Ragazzi, questo gioco è troppo bello. Però, non vi sputerò fuori oggi un Battlefield 3 versus Battlefield 4, non ho proprio voglia di farlo, ma vi dirò di più, lo fate voi, me lo fate voi nei commenti, cioè sputatemi fuori quelle 4-5 cose, quelle motivazioni che vi fanno dire: oh, questo è un cavolo di FPS che mi diverte, che mi fa stare qui inchiodato, che ne so, alle 7 mi chiama mia madre perché c'è il pollo pronto a cena, no, non posso, ma devo finire la mia rascia su Bazar, e non sia mai. Cioè, qual è il motivo, ragazzi? Ditemelo voi. Io ho provato a spiegarvi qualcosa, ragazzi, quando vi ho parlato della beta di Hardline, no? Chi avrà seguito i video saprà di cosa sto parlando. Spesso ho fatto dei confronti tra Battlefield Hardline e Battlefield 3, ma soprattutto tra BF3 e BF4, facendovi capire come la struttura delle mappe è completamente diversa e da lì ne può scaturire poi il divertimento, il nostro wow, sto spaccando tutti, che figata! Certo è, una cosa manca a Battlefield 4, no? Cioè, la Rex. Ma quanto cacchio è forte. Ma dove sta in Battlefield 4 la Rex? Invece vi dico quello che mi è mancato tornando a giocare. Beh, intanto tutto il discorso sugli assist, no? Delle kill. Sapete, in Battlefield 4 sopra il 70, dal 75 in su di assist prendete la kill anche voi. Beh, questa è una cosa che mi dispiace. Non ha... Cioè, mi è dispiaciuto non riaverla in Battlefield 3. Perché cacchio, fai gli assist 99 e sei abituato a BF4 a ricevere la kill, invece no. Vabbè, sono piccole cose, però diciamo che completa il gameplay. Quella secondo me è stata veramente una genialata. Tanto una kill in più in fan non toglie niente a nessuno, voglio dire, aggiunge al massimo. Un'altra cosa che non c'è in BF3 è tutta la gestione invece del FOV, ok? In Battlefield 4 potete gestire il FOV anche quando siete in mira, no? In sostanza, e questa è una cosa fantastica, o meglio, se voi lo cambiate, cambia anche quello in aiming downside, quindi quando mirate. In Battlefield 3 questa cosa non c'è, non esiste purtroppo, e quindi per cambiare le dimensioni di quello che vedete, perché poi alla fine il recoil control è tutto un gioco di dimensioni, ok? La sensibilità lasciatela un attimo da parte, non c'entra niente. Tanto è vero che l'80, facciamo 85, 90 anche per cento dei player che giocavano competitivo, sia italiani che stranieri, a Battlefield 3 non avevano la risoluzione nativa del monitor, perché va sicuro che hanno tutti il monitor in Full HD. La risoluzione la scalavano per una questione di: io mi trovo meglio a controllare in culo a 1280x720, di quell'altro, io per esempio c'avevo la 1366x768. Eravamo dei malati, lo so il primo a metterlo, tant'è che non sparo adesso come prima, a parte sono disallenato, ma pure per questi motivi, perché prima settavo il gioco tutto per controllare alla perfezione e sparare laser da lontano. Quindi quei pochi che conoscono il mio vecchio canale, dove ogni tanto caricavo quelle 3-4 partite per quei 5 sgallettati, vedano di non fare confronti, se non mi arrabbio. Ragazzi, vi lascio a delle clip che mi ha passato Sanctum. Sanctum è il mio famoso amico svedese con cui abbiamo anche giocato a Battlefield 3 competizioni. Sta facendo delle versus e mi ha passato delle clip, secondo me da paura. Cioè, se lasciate il video adesso siete veramente non lo so cosa. Però ecco, non meritate più. Disiscrivetevi, fate così. E ci ho messo un po' di musica, speriamo che stavolta la musica non divida come l'altra volta. E niente ragazzi, se lo ritenete opportuno, o meglio se ve va, diciamola così, posso fare dei video su Battlefield 3, non faccio sforzo, ammetto, perché mi diverto un sacco a giocarci. Posso anche fare dei video tutorial, magari facendo dei confronti, visto che ho fatto tutorial su Battlefield 4, magari possiamo dire: vedete, questa cosa va bene in Battlefield 4, quest'altra va bene in BF3. Vabbè, insomma, avete capito, se ve va, proponete, io sono disposto a fare video anche sul terzo capitolo. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima, un saluto da parte di tutta Exegutalia, ciao! Front. Three down, they res. Oh shit. Push down back stairs.
che ho buona sua. One down. Two down. Now it's dangerous because now they can spawn on a guy they have on C probably. Yeah. I'm going back to C to defend. Okay. Here. Banana, one down. Two down. And nice. Here. One more. Nice. I killed two. Dead. Yeah. All dead. Bridge dead. Two dead. Three dead. Four down. Nice. All dead. Lord.